Allora, grazie direttore della presentazione che mi emoziona ancora di più perché diciamo che da oramai parecchi anni mi ritrovo dall'altra parte della barricata, nel senso che presento io in prima persona una relazione, normalmente le organizzo per i relatori le presentazioni, quindi abbiate un po' di pazienza se ogni tanto parte qualche piccola emozione, insomma. E dunque, allora, faccio parte dell'area comunicazione che dopo, successivamente, magari vi narro la composizione effettiva dell'istituto, però prima volevo così, mettere un po' di accenti su, basilarmente, molto semplicemente, che cos'è per me la comunicazione. È qualcosa che ci permette di entrare in relazione con l'altro ed è alla base di tutti i comportamenti quotidiani di ognuno di noi, almeno degli esseri viventi. Poi adesso c'è qualche scuola di pensiero che addirittura sulle piante c'è questo modo di comunicare. La modalità scelta e l'utilizzo operato da ciascuno di noi nel modo di comunicare segue alcuni codici che possono essere diretti, indiretti e a volte anche automatici. Questi ultimi, ahimè, seguono a volte una velocità un pochino accelerata, un po' per i nuovi media che oramai permeano tutta la nostra vita quotidiana, e quindi io invito soprattutto i giovani comunque sempre a riflettere un pochino prima di partire con la velocità che ci costringono a volte a sostenere. Nascita dei convegni. I convegni, diciamo che una piccolissima, brevissima ricerca etimologica ci indicano che il focus del significato del termine è qualcosa di dinamico, dinamico in senso fisico e in senso rappresentativo. Infatti, etimologicamente, diciamo che il termine viene dal latino medievale convenium, di derivazione del termine classico convenire, che vuol dire incontrarsi, riunirsi. In senso fisico, perché tradizionalmente ci si reca ancora, nella maggior parte dei casi, fisicamente ai convegni. Infatti, voi siete tutti presenti. Fortunatamente c'è l'ausilio, diciamo, dei dispositivi elettronici che ci permettono anche di essere in videoconferenza con i colleghi, per esempio, dell'ISPRA, della Regione Siciliana. Rappresentativo perché tante fonti del sapere convergono in un unico contesto per apportare il proprio contributo di conoscenza sui vari temi scelti dalla trattazione collettiva dei singoli convegni. Un'altra brevissima, diciamo, informazione sulla comunicazione nei contesti di lavoro. Quindi, diciamo che allora, la comunicazione in ambito organizzativo riveste un importante ruolo, sicuramente rivolto all'interno dell'istituto stesso e all'esterno. All'interno la possiamo definire una comunicazione integrata, interna appunto a tutte le attività in essere a un'organizzazione di lavoro, e all'esterno la classica comunicazione esterna, che permette il ponte fra dentro e fuori. In questa slide abbiamo una fotografia dell'attuale composizione, in base alla nuova riorganizzazione dell'area comunicazione ISPRA. Non ci, non, insomma, a parte, diciamo, l'aspetto della responsabilità che ha la dottoressa Montesanti a capo dell'area e che ho messo per prima in ordine così logico e di senso, accanto, diciamo, alla responsabile ci sono tutte linee di attività, dalla segreteria dell'area alla sezione tecnica di coordinamento di tutte le attività che ricadono in quest'ambito, redazione portale web, ufficio grafico, distribuzione e gestione materiali editoriali, organizzazione eventi, organizzazione stand, si intende per l'istituto e a volte anche per delle committenze esterne che possono essere richieste, per esempio, dal Ministero dell'Ambiente stesso o di altri enti pubblici. ISPRA, sempre all'interno dell'area comunicazione, abbiamo i colleghi che si occupano dell'ISPRA TV, che realizza interviste giornalistiche principalmente, e nel nostro caso del progetto dei ragazzi dell'Einaudi,
faranno anche un progetto filmico di un storytelling che narrerà l'evoluzione del fluire di tutti e 11 progetti di alternanza, realizzazione di documentari scientifici ambientali e l'ufficio amministrativo, messo per ultimo, ma in realtà è uno dei più importanti perché prevede e gestisce tutto il flusso delle procedure amministrative economiche. Allora, struttura del progetto. Il progetto prevede tre macro frasi, il progetto che appunto presentiamo ai ragazzi. Prevede tre macrofasi. La prima, passiamo in rassegna tutti gli aspetti teorici di un processo organizzativo di un evento scientifico ambientale. Vi sarà una breve descrizione del sistema gestione qualità applicata all'organizzazione degli eventi, che a volte, detta così, sembra che complichi le cose. In realtà, a parte una produzione, insomma, di ulteriori documenti, però, insomma, a volte ci aiuta anche. Programmazione e realizzazione di una serie di incontri fra gli studenti con tutti i referenti tecnici dell'area comunicazione. Questo perché? Perché organizzare un evento è un lavoro di team, un lavoro di squadra e ogni ufficio che fa parte dell'area comunicazione contribuisce con la sua esperienza tecnica e la mette in campo per realizzare il prodotto finale. Dunque, la seconda macroarea risulterà all'interno vi sarà una simulazione di un progetto o di un evento reale già in essere con un referente organizzativo ISPRA di una collega come me che organizza diciamo, un convegno vero e proprio in corso di realizzazione e quindi si prevede una cura diretta degli studenti in affiancamento col tutor ISPRA. Terza ed ultima fase vi sarà l'ideazione, realizzazione e cura di un progetto reale, prevedendo il coinvolgimento di ciascun studente come referente organizzativo, quindi con la responsabilità gestionale, responsabilità insomma sempre col nostro monitoraggio. E si può ipotizzare che potrebbe essere l'organizzazione dell'evento finale. Il corrispettivo di queste due giornate a fine progetto. Brevissimamente, al progetto hanno aderito gli studenti dell'Istituto Superiore di Istruzione Luigi Einaudi con indirizzo tecnico-turistico. Le competenze richieste sono state qui esposte nell'avere una anche lieve predisposizione all'organizzazione di attività interdisciplinari, buone capacità comunicative, lì dove mancano magari le coltiviamo, la tenacia perché organizzare questo lavoro e questi eventi è faticoso a volte dal punto di vista proprio di stress, perché magari pensi di aver fatto tutto, pensi di andare sulla buona strada e ti sfugge sempre qualcosa, per cui insomma non bisogna mollare mai. E la programmazione del tempo è una di quelle competenze richieste perché per fare un evento, insomma, bisogna sapere organizzare un cronoprogramma che può aiutare e l'utilizzo dei principali, diciamo, software del pacchetto Office Automation. Gli studenti coinvolti sono 6, la durata è di circa 83 ore, distribuite in 16 incontri a cadenza più o meno settimanale. E più quello di oggi, l'incontro, e quello della presentazione finale, dove maggiormente presso i nostri uffici di questa sede di Via Brancati 48, presso la scuola stessa, Einaudi, in alcune sedi congressuali e presso una visita ad un laboratorio tipografico. Parte da gennaio e dovremo chiudere a giugno 2018. Finalità, dunque, insomma, avremo piacere di introdurre gli studenti nel mondo reale e lavorativo di un istituto come il nostro. E quindi, insomma,
vorremmo praticamente che loro si rendessero conto di che cos'è un convegno, a che cosa serve, e attraverso l'organizzazione proprio dei convegni. Per cui mi piacerebbe che diventasse per i nostri studenti un'esperienza di formazione lavorativa reale e sostenibile nel tempo. Gli obiettivi ne ho elencati forse un po' troppi, però insomma non è impossibile da realizzarli e da raggiungerli soprattutto. Acquisire processi organizzativi per la realizzazione di un convegno. Raggiungere un buon grado di autonomia sia decisionali che comportamentali in ambito lavorativo. Imparare a lavorare in team, saper gestire le relazioni lavorative anche in presenza di conflitti, perché ci dobbiamo mettere comunque sempre, inevitabilmente fanno parte del contesto proprio. Saper gestire, diciamo, sì, questo l'ho appena detto, raggiungere un grado apprezzabile di competenza delle attività vissute e saper realizzare infine dei materiali elettronici e cartacei per l'immagine comunicativa dell'evento, che è parte integrante dell'organizzazione dell'evento. A fine progetto ci dovrebbero essere le competenze acquisite degli studenti, che sono il raggiungimento degli obiettivi previsti, con delle piccole aggiunte, ovvero allenare se stessi alla gestione della complessità, a volte di affinare la capacità di operare il cosiddetto problem solving. Non so se voi avete mai sentito parlare di questo termine, ma organizzare un evento ti invita a gestire tutti gli imprevisti del caso. Poi agli studenti che mi seguiranno racconterò più di un episodio. E a coltivare nuove idee, immaginando proposte innovative e migliorative da voi stessi studenti, che magari, essendo così giovani, potete insegnarci anche voi qualcosa di innovativo del nostro tempo. E infine la competenza che ho, diciamo, immaginato è esportare un eventuale modello di pianificazione del progetto, se vi piace, anche in diverse situazioni della propria vita di studente. Io avrei concluso, vi rubo soltanto 2 minuti ancora per i ringraziamenti che voglio rivolgere al Centro Nazionale per l'Educazione, che attraverso l'area Educazione e Formazione Ambientale di Ispra ha promosso e realizzato questo articolato progetto, all'area Comunicazione, in particolare alla dottoressa Montesanti, che ha creduto nel progetto, incoraggiandomi in questa inedita avventura formativa, lavorativa e sociale. A tutti i colleghi dell'area comunicazione coinvolti e per avermi offerto la loro disponibilità di tempo per la formazione agli studenti, senz'altro. E poi ringrazio i tutor scolastici dell'Einaudi che mi affiancheranno i propri studenti e me durante tutto l'arco progettuale. Infine ringrazio più di tutti Ali, Francesca, Brandon, Alessia, Michela e Rebecca di aver scelto il mio progetto. Allora, io intanto ringrazio Sabrina Farris e poi gli studenti dell'Einaudi, dove sono seduti? Così almeno li visualizziamo. Ci sono Eccoli, uditori ci sono anche. anche uditori e questo ci fa molto piacere, avere ospiti anche altri studenti che hanno deciso di passare con noi questa mattinata e conoscere un po' meglio l'ISPRA.